Amici di Teledea, buon pomeriggio a tutti e benvenuti allo stadio comunale di Piancastagnaio ad assistere alla 16ª giornata del campionato di Serie D, 16ª di ritorno, girone D. Oggi sono di fronte ai vostri teleschermi in completa maglia nera, alla vostra destra la Pianese che accoglie qui a Piancastagnaio il Limolese in tenuta completamente rossa. Sulla fascia destra, cross dentro l'area per il numero 21 che di testa la rimette nel mezzo, sforbiciata bellissima del numero 20 Franchini. Ah, sbaglia tutto, non è possibile fare questi errori, infatti Masi gli ha sicuramente dato un'occhiata pazzesca. Contropiede del Limolese, viene in avanti il numero 10 ed è a rete del numero 10 Borrelli con uno sbaglio pazzesco da parte della formazione della Pianese che sbaglia un semplice punizione a favore dandola nei piedi per un contropiede micidiale che porta sull'1-0 la formazione della Limolese. Se ne va a palla al piede, Bracciati la mette nel mezzo, Catanese di testa, bellissimo, bravissimo anche il portiere, credo che sia a calcio d'angolo, infatti così è. Si gira, palla al piede, ancora Catanese, trova dall'altra parte Benedetti che prova a metterlo nel mezzo, rigore, fallo di mano della... Non ho visto ancora il numero del Limolese, sicuramente sulla palla andrà Ciccio Golfo sulla palla, tutto è pronto, destro, rete, anche se ho avuto una leggera esitazione perché secondo me era un po' lenta questa palla, però era talmente angolata che non può farci nulla il bravissimo Rossi. Rimasto soltanto Belcastro. Di destro, bella, traversa, bellissimo, bravi, toccata però da Wroblewski in calcio d'angolo al 22esimo, fallo laterale già battuto per Catanese dentro l'aria, è solo palo, grande occasione per la Pianese che rimane lì, palla al piede, prova a girarla ancora da quest'altra parte per Bianchi, libera Limolese e ancora in avanti la Pianese con il solito Catanese, tenta una finta ma non abbocca il difensore, ma Catanese recupera un grandissimo pallone dentro l'aria, salta l'uomo, la mette dietro, bellissimo, bellissima l'azione di Catanese e splendido il gol ancora una volta di chi? Del solito Ciccio Golfo. E questo tutto questo al 31esimo del primo tempo, partita divertentissima, bellissima rete ancora per la formazione della Pianese con un Catanese sopra le righe che dà una palla d'oro a Ciccio Golfo, 2-1 per la Pianese. Dentro l'area Catanese, Benedetti di testa, la sfiora di là, la mette in porta con poca convinzione di Mancino Simeoni, l'occasione era bellissima, nulla di fatto esattamente al 17esimo, prima vera occasione del secondo tempo per la formazione della Pianese. Ritorna Simeone per Gagliardi, Gagliardi la mette nel mezzo per un colpo di testa di Catanese che non è arrivato per un niente, infatti prima di rialzarsi applaude Gagliardi per la bellissima palla che gli aveva messo nel mezzo, è ben piazzata, finalmente Carattoni riesce a entrare in area, botta, grandissima parata di Wroblewski che fa schizzare la palla anche sul palo, grande occasione per il numero 18 Carattoni, Ferretti la conquista, la manda in avanti, Bernardini scicca la palla, no, rimane la palla sul titone, limite dell'area, botta murata per il numero 24 Valentini, l'occasione buona per la formazione del Limolese, tutto questo al 44esimo del secondo tempo, una discreta occasione per la Limolese. Gagliardi in avanti per la partenza di Sartori, regolare, Sartori limite dell'area, entra dentro l'area, se l'allunga troppo, ritorna Golfo, ah peccato, grande occasione per la tripletta
botta di golfo al 45esimo, occasionissima, bellissima, splendida partita qui allo stadio comunale di Piancastagnaio, dove vede la Pianese vincere 2-1 sul Limolese. Partita eccezionale, si abbracciano i giocatori in campo, molto bella la partita, molto sportiva entrambe le formazioni, mi è piaciuta, una giornata veramente di calcio divertentissimo dallo stadio comunale di Piancastagnaio. Mauro Rubani e Moriano Micheli vi abbracciano e vi saluto e vi danno l'appuntamento per le prossime occasioni. A voi tutti, buonasera. Ai microfoni di Teledea è il manager, il patron, il presidente, il padrone della targa Stosa, signor Maurizio Sani, presidente di questa formazione che a me oggi in particolarmente mi ha divertito da matti. Ma la prima cosa che voglio dire è fare i complimenti al presidente per questo 8° anno consecutivo nella Serie D. E non è uno scherzo, perché voi vedete con quale squadra si gioca a Piano, con Limolese, con la Rimini, col Forlì. Pertanto grande soddisfazione credo nel presidente Maurizio Sani. Già hai fatto uno sbaglio, guarda, ti dico. Bene. In partenza, perché siccome sono andato nei spogliatoi e la parola e i gridi che fanno, l'Urli non è presidente ma presidentissimo, ricordatelo. Chiedo scusa e c'è ragione. E siccome ho nei spogliatoi, perché quando ho fatto qualche premio partita prima della partita ho sempre beffato, oggi mi sono garbati, sono andato giù a fine partita e l'ho detto: vi fai il premio partita, a partita fatta. Naturalmente detta una cosa giusta, giochiamo con capoluoghi di provincia. Io già giovedì qui ho detto due parole ai giocatori, all'allenatore, alla squadra. Ho fatto i complimenti perché sono contento, come si può non essere contenti? Naturalmente ho voluto sottolineare che il prossimo anno risarò presidente. Bellissima, questa è una grande notizia, grazie. In modo anche che Renato a questo punto può fare la squadra. Lui, il fatto che io sono presidente, può prendere contatti. Ti hai detto bravo, hai fatto bene anche di direttore sportivo, l'allenatore, perché devo dire, senza togliere niente il passato, che forse un centrocampo come quest'anno non ce l'abbiamo mai avuto. E l'anno scorso, per sentir dire, insomma, perché veramente se lo meritava, c'avevamo un giocatore che si chiamava Ancione. Però Renato non ha paura della concorrenza. Sono contento, va tutto bene, ormai siamo alla fine, abbiamo vinto con l'Imola, sono secondo in classifica. Però ormai la Pianese ha preso il passo giusto, mi sembra sono 12 risultati consecutivi che facciamo, e poi c'avevamo un capocannoniere che non è uno scherzo, che ha fatto 18 gol insieme a Giustarini. Infatti il portiere che è bravo, che fa quando abbiamo le punizioni contro? Mette il muro, golfo e Giustarini. Ha ragione. In ogni modo, presidente, io posso terminare questa grandiosa intervista su lei ricordando il trio, allora, un trio eccezionale: il presidentissimo Maurizio Sani, il direttore sportivo Renato Vagaggini, ma ci devo mettere anche il mister Marco Masi. Ma il mister, guarda, non ha bisogno di tanti complimenti, perché poi alla fine sono risultati che danno ragione. Ma io dico, non so se fa bene o male a parlare, quando abbiamo giocato a Gavordano l'anno scorso abbiamo fatto 0-0. Poi nell'intervista ho detto, ma siamo da Serie D, da Serie C noi o da Serie D loro? Però quando ho fatto un discorso qui ho detto anche all'allenatore che mi sembra che l'anno scorso, anzi che quest'anno, quando abbiamo fatto la prima partita a Gavordano, perché io quando fanno la prima partita, quando firmano il cartellino, do un acconto. Fine preparazione, do un acconto. A Natale do un acconto e a Pasqua finisco di dare i soldi. Ora penso lo possa dire. A agosto, quando ho fatto la prima partita amichevole, quel Gavordano l'ho detto: mister, mi sa che avevo pagato, mi sa che riscossi più quest'anno che l'anno scorso. Perché mi ricordo... È vero. Che fu... È vero. Va bene. Grazie mille presidente, grazie. In bocca al lupo anche a voi, insomma, alla fine sono contento. Sicuramente se sono presidente mi verrete a trovare e qualcosa si farà anche il prossimo anno. Grazie mille presidente, di nuovo, grazie mille. E tu ragazzi è un presidente forte.
Microfoni di Teledea dopo la partita con Limolese, abbiamo il mister del Limolese, Gadda Massimo, un mister che lo vedo un po' bronciato, ma non credo che sia il caso, perché ho visto una grande Imolese e poi prima di iniziare la partita ho visto un Imolese molto in alto in classifica, sicché dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a playoff. Sì, quello sì, credo che sia stata intanto una bella partita, abbiamo incontrato una Pianese in salute, credo sia stata una partita equilibrata, noi avevamo gravi assenze dietro e abbiamo un po' sofferto, però abbiamo cercato anche di ribattere colpo su colpo, abbiamo avuto le nostre occasioni e dopo hanno vinto loro e bravi loro. Però devo dire che è stata una partita molto vera, molto viva, molto vivace, in particolar modo i primi 45 minuti, una grande ripartenza con grande velocità. Sì, sì, il primo tempo è stato molto bello, molto aperto, con occasione da entrambe le parti. Poi il secondo abbiamo guadagnato la loro metà campo, anche se non abbiamo creato, tranne la traversa di Garattone, occasioni importanti. Forse la fine, quella di Titone, se riusciva a tirare in porta. È stata una bella partita. Complimenti comunque alla Pianese, che è in salute, viene da questo 12° risultato utile consecutivo, quindi non è un caso. E noi adesso pensiamo ai playoff, sapevamo che questo era il nostro destino e vedremo. Dulcis in fondo, ma abbiamo avuto un presidentissimo che ci ha dato un'intervista bellissima. Ora abbiamo il suo manovratore, il mister Marco Masi, l'autista di questa splendida formazione della Pianese, che sono ormai 12 partite consecutive che non perde. Cioè, la soddisfazione io credo che sia elevata, anche perché ho visto oggi giocare una squadra, non ho visto giocare, sì, ci sono anche delle individualità, però ho visto giocare veramente una squadra, tutti insieme, tutti compatti, tutti, ognuno al suo posto, e questa secondo me deve essere una grande soddisfazione per il mister Marco Masi. Sì, ma è tanto che sono soddisfatto di quello che stanno facendo i ragazzi, quindi oggi siamo andati un po' oltre nel far bene, secondo me, perché bisogna anche poi relazionarsi con quelli che abbiamo davanti. Oggi era una squadra, davanti una squadra importante, una squadra con grande qualità, e vincere una partita credo in maniera meritata, partendo anche dall'1-0, non era semplice, quindi segno di carattere, di voglia di fare, di buoni giocatori, perché poi tanto senza buoni giocatori non si fa niente, certo. Quindi e lo stanno dimostrando, perché a parte i 12 risultati utili consecutivi, ma insomma anche i 50 dei punti, aver perso solo 7 volte, una compagine come Limolese mi sembra ha perso 9 volte, quindi è segno che dei valori dentro ci sono. Però oggi sono particolarmente contento, perché credo che sia una prova quasi a fine anno di sostanza, di carattere e anche di qualità, e questo è segno che il lavoro che abbiamo intrapreso a giugno, scusate, a luglio, sta dando dei frutti, e a me mi piace quando vedo lo spogliatoio contento. Poi oggi il presidente l'ha fatti ancora più contenti quando è entrato, quindi va bene così. Una domanda buona e una un po' più cattiva, gliela faccio per ultima, quella cattiva. Quella buona è qualche rammarico per non avere qualche punto in più e poter essere alle porte del playoff? No, se no gli rispondo come ha risposto, mi sembra, un allenatore importante di Serie A, che se la mia nonna c'aveva 3 palle era un flipper. No? Bellissimo. Quindi credo che non dobbiamo avere rammarico, io credo che dobbiamo avere soddisfazione per l'annata che stiamo portando avanti, e cercheremo sempre di migliorarla questa annata, perché oggi è stata la dimostrazione che il gruppo ha voglia di migliorare ancora, voglia di portare ancora a casa dei risultati, perché è giusto così, secondo me, per tutto il lavoro che è stato fatto dal 29 di luglio ad oggi. Ultima domanda che gliela devo fare. Prossimo anno? Ci abbiamo ancora 3 partite. Quello no, no, questo lo so, 3 partite. Guardi, non ne parliamo. Allora, io dico solo una cosa, sono stato fra persone serie, e questo per me è già una cosa importante. Il resto si guarderà, si parlerà, si valuterà tutto, non dipende sicuramente solo da me. Cioè, l'importante, certo, è stare bene insieme. Poi quando si sta bene insieme, le cose si trovano, la soluzione si trova.
Io la ringrazio tantissimo, un in bocca al lupo per le prossime tre partite che sicuramente daranno altre soddisfazioni a lei e al suo presidentissimo. Grazie mille, mister.